Far Cry 7 punta all'innovazione? Sì, secondo un insider affidabile, perché dovremo salvare in tempo la nostra famiglia da quelli che l'hanno rapita. Seguiteci per saperne di più, ma prima iscrivetevi al canale, è un supporto prezioso che ci permette di offrirvi tanti contenuti sul mondo dei videogiochi. Tom Henderson, la nota gola profonda del gaming dal solito track record, ha diffuso nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie Far Cry tramite il portale Insider Gaming. Stando alle sue fonti, il gioco sarebbe conosciuto internamente come Project Blackbird e dovrebbe vedere la luce nell'autunno del 2025. Per realizzarlo, i ragazzi di Ubisoft Montreal non starebbero utilizzando più il vecchio Dunia Engine, ma lo Snowdrop. Parliamo del promettente motore grafico che muove sia Avatar Frontiers of Pandora sia Star Wars Outlaws. Definendo del tutto inaccurato il rumor che voleva Far Cry 7 ambientato a Kimsan, un'isola fittizia nei pressi della Corea, Henderson ha parlato invece di una storia non lineare fondata sul dover salvare i membri della ricca famiglia del protagonista, rapiti dal misterioso gruppo dei Sons of Truth. Visto lo stadio della produzione, diversi dettagli potrebbero cambiare, anche in ambito ludico, ma al momento sembra che l'avventura si dovrà terminare in uno specifico lasso di tempo. Le 72 ore all'interno del mondo partorito da Ubisoft, infatti, dovrebbero corrispondere a 24 ore per i giocatori. A quanto pare, però, sarà anche possibile fermare il timer sostando in uno dei luoghi sicuri sparsi per la mappa. Con racconto non lineare, Tom si riferisce alla completa libertà nell'ordine del salvataggio dei membri della famiglia, ma non solo. Alcuni di questi infatti potrebbero incontrare una morte prematura, che neanche a dirlo avrebbe un impatto sullo sviluppo della trama. Nell'opporsi all'organizzazione dei Sons of Truth, col personaggio che a questo punto potrebbe ritrovarsi ad eliminare i leader, bisognerà riuscire a salvare ogni componente della famiglia per completare il gioco al 100%, e al fine di riuscire in questo obiettivo non facile, pare che il protagonista potrà servirsi di un'altra soluzione nuova di zecca. Il team di sviluppo infatti avrebbe introdotto un complesso sistema per gli interrogatori. A volte un nemico potrebbe dare al personaggio l'informazione che desidera, altre volte potrebbe restare in silenzio, mentire o persino fuggire. Come gestire nel modo giusto questi frangenti dell'esperienza è un dettaglio che al momento non abbiamo, e lo stesso purtroppo vale per i metodi utilizzabili per spingere un malfattore a parlare. Al pari di Tom Henderson, non sappiamo quando verranno diffuse le prime informazioni ufficiali sulla produzione, ma è chiaro che ve ne parleremo subito non appena le avremo a disposizione. A questo punto vi lasciamo la parola. Sareste felici di giocare ad un Far Cry 7 con questo tipo di impostazione e caratteristiche? Ditecelo nei commenti!